Sono proprio loro, i ragazzi, le scolaresche, i veri protagonisti a Barletta dell'inaugurazione del Parco dell'Umanità, polmone verde di lettura, di svago, di cultura e di impegno sociale. In un quartiere periferico gli studenti acquisiscono simbolicamente un bene pubblico e diventano sentinelle della tutela del Parco dell'Umanità. Lo fanno in occasione della festa della conclusione dell'anno scolastico. Per la circostanza, ecco un progetto ad hoc ed una mostra organizzata dalla professoressa Giorgia Allegretta. Una serie di eventi in collaborazione con la sezione distaccata per ragazzi della Biblioteca Comunale Sabino Loffredo, che amplia la sua offerta culturale in una zona decentrata della città, ospitando anche attività ludiche e didattiche. Con il progetto Oltre l'Orizzonte, gli alunni entrano a far parte della rete internazionale Scuole UNESCO. È un bel traguardo. Ora, quello che è importante è conservare e mantenere questo polmone così com'è, bello così com'è. Questo deve essere anche un po' il senso di responsabilità di ciascuno, anche dei cittadini, perché è come tenere bene la propria casa, così tenere bene un bene pubblico e di tutti. Sindaco. Sì, abbiamo voluto rompere con l'immagine della periferia del cemento, insomma era previsto questo parco, abbiamo voluto tenacemente che fosse concluso, non nei tempi previsti come sempre, ma che fosse realizzato almeno in tempo utile per consegnarlo ai ragazzi. I ragazzi l'ultimo giorno dell'anno scolastico lo festeggiano qui e loro sono destinati a crescere, sono il futuro della città e quindi questo parco potrà crescere con loro, guardando a una città diversa, una città riunificata, una città che non ha più una periferia, ma da questo ambiente che crea la tradizione della campagna, guarda la città consolidata, guarda il centro storico, guarda il mare. Ecco, questo è un obiettivo forse ambizioso, che ha bisogno di tempo, ha bisogno di volontà. Si amplia l'offerta culturale in questo polmone verde periferico, decentrato, ma insomma molto fruibile. Non poteva mancare il presidio della biblioteca comunale. In questi anni si è sviluppato tantissimo l'interesse da parte delle generazioni più giovani. Questa amministrazione ha investito moltissimo sulla sezione dei ragazzi della biblioteca. Questo è il quarto presidio che apriamo. Per cui è la cosa più bella di questa esperienza sarà quella che si utilizzeranno anche gli spazi esterni per fare promozione della cultura. Quindi non solo la lettura, la riflessione, ma anche la relazione con la natura, e qui di natura ce n'è tanta. Da Barletta per News24.city Floriana Tolve.